Porca vacca. È il 3 di giugno. È arrivato il momento. Sabato pomeriggio sto registrando un episodio della carriera. Ma stasera la maglia del Sassuolo non sarà la mia maglia. La mia unica maglia sarà questa. La mia unica fede, bianconera. Ragazzi, today is the day. Non ci sto più dentro. Mamma mia, non ci sto più dentro. Vi dico la verità, non avrei neanche troppa voglia di farlo questo video, ma sento che è giusto dire due parole, perché sarei ipocrita a dire che l'avrei fatto in caso contrario. Sono molto confuso e è come aver preso diversi pugni in faccia. A Berlino ho pianto tantissimo, ma proprio le lacrime vere, quando soprattutto mi hanno mostrato l'immagine di Pirlo allo schermo, l'immagine di Barzagli allo schermo che piangevano. E questa sera è stato uguale, identico. Eravamo partiti un attimino con l'idea di vincerla questa coppa, cioè ero abbastanza, ma come lo ero a Berlino in realtà, la speranza di portarla a casa era molto elevata. E di questa sera mi porto dietro il tempo che abbiamo passato insieme, io e i miei amici, l'esultanza al gol di Mandzukic, di cui vi metterò la clip fra poco, perché veramente è stata una botta di vita e di adrenalina veramente grossa, e già lì mi ero messo a piangere perché pensavo che potesse andare diversamente la storia, per una volta, perché questa coppa ormai abbiamo capito che non fa per noi. Non so neanche se torneremo a vincerla mai, se potrò mai vedere la Juventus sollevare la Champions League. Io speravo soprattutto quest'anno, perché il 17 è il mio numero, è il gol di Mandzukic, il numero 17, era una serie di eventi, di coincidenze che mi facevano sperare, ma come c'erano a Berlino, come il paragone con l'Italia del 2006, purtroppo in queste cose bisogna dargli il giusto peso specifico, anche il fatto che un italiano ogni 7 anni vinca la Champions League, il fatto che nessuno ne abbia vinte due di fila, sembrava tutto a favore della Juve, ma in Italia si parla tanto, si dicono tante cose e alla fine quello che conta è il risultato del campo, e il campo ha parlato, ha detto che il Real Madrid è estremamente più forte di questa Juventus, che è scesa in campo anche male, se posso dirla tutta, che è stata disordinata fra i reparti, molto lunga tra difesa, tra centrocampo, tra attacco. Dybala e Higuain ci si aspettava tanto di più e hanno fatto veramente poco. Quello che ha dato veramente l'anima davanti è stato Mandzukic, dietro disordinati, mai visto una Juve così disordinata. Magari la difesa 3 in una finale di Champions non era neanche la cosa giusta, ma di questo non mi va neanche di parlarne, perché Allegri ci sta che possa sbagliare una lettura tattica in una partita, sebbene la più importante, sebbene quella che conta tutto, che vale l'anno, che vale la stagione, che vale forse più di un anno solo, perché per due volte arrivi a un passo dal triplete, per due volte non ce la fai, non riesci a prenderla, non riesci a fare l'ultimo millimetro, l'ultimo passo per andare a sollevare quella dannata coppa. E mi dispiace soprattutto per Gigi, perché cosa ne ha perse? Ha perso Atene, ha perso Berlino, ha perso Cardiff, la terza. Che un calciatore, un uomo come lui non riesca a mettere nel suo palmarès questo trofeo, che anche solo il fatto che potesse giocare magari il mondiale per club il prossimo anno, magari vincendo la Champions questa sera, perché di possibilità non ne ha più, di speranza non ne ha più, un altro Barzagli che ormai è arrivato alla fine della carriera. Se a Berlino avevo detto che mi dispiaceva perché questi ragazzi avevano fatto un ciclo che era un gruppo bellissimo, la stessa cosa potrei dire per questi. Mi dispiace tanto per Allegri, perché come Lippi ne ha già perse due, Lippi però dopo una l'ha vinta. Non so quanto Allegri durerà ancora la Juve, io mi auguro di averlo almeno un altro anno, perché comunque in 3 anni 2 finali di Coppa dei Campioni me l'ha regalate e sono emozioni che davvero me le porterò dietro per tutta la vita. Il gol di Morata è stato 2 anni fa una delle gioie, la gioia calcistica forse più grande che ho vissuto, perché l'ho vissuta che ero lì, forse più del rigore di Grosso, perché ero là presente. E oggi non ero a Cardiff, ma davvero il gol di Mandzukic, ancora una volta, l'illusione pura, e
sincera, io purtroppo il calcio lo vivo in questa maniera, lo vivo troppo, troppo intensamente, infatti dovrei un attimino allentare la presa, dovrei un attimino viverlo diversamente, perché così si rischia sempre di non essere delusi, di finire le partite di questa importanza con gli occhi lucidi, con la voce che trema, sperando di non scoppiare a piangere davanti a una diavolo di telecamera, perché non è assolutamente quello che voglio, ma purtroppo la partita è finita da 3, 4 minuti, 5, il tempo di sistemare le cose che c'erano in giardino e venire su a fare questo filmato e non so neanche cosa pensare. 4-1 è veramente un risultato che lascia poco spazio a tutto il resto. Hai perso, sei stato demolito, non avevi la speranza di poterla vincere questa partita. Hanno giocato meglio loro per 80 minuti, perché i primi 10 va bene, li hai fatti te, ma non sono quelli che contano. Alla fine il risultato parla chiaro. Zidane, 2 anni che fa il mister, 2 anni che solleva la Coppa dei Campioni. Questo è un giocatore tecnico, un uomo straordinario col calcio. Ha tutto a che fare, l'unico a aver vinto il pallone d'oro, il mondiale, l'europeo, la Champions League, addirittura 2 da allenatore. Non c'è niente da dire, non c'è niente da dire se non che sono orgoglioso di essere juventino, di tifare Juventus, sono contento di poterle vivere queste serate, ma la delusione purtroppo c'è. Mi dispiace anche fare un video così, col telefono in mano, ma vi giuro che non ho voglia di estrarre il computer, di sistemare le cose, di accendere la luce. Voglio solo andare fuori e svagarmi un po' con i miei amici con cui ho condiviso questi 90 minuti di gioie, dolori, inferno, qualsiasi altra cosa. Adesso dovrò andare ad affrontare una marea di sfottò, di gente con il sorriso stampato sulla faccia, e io invece purtroppo sarò come a un funerale, ma era da mettere in conto, era da mettere in conto, e purtroppo ancora una volta è andata a finire così. Però quasi quasi io stasera vado fuori comunque con la maglia della Juventus, perché è giusto così, è giusto far vedere che fino alla fine è qualcosa di più di una frase, di un'ideologia, di un pensiero, fino alla fine deve essere la parola chiave, deve essere la frase da dire sempre. Quindi scusate per questo loghettino un po' raffazzonato, un po' a caso, ma non avevo voglia di farlo, dovevo farlo, l'ho fatto e sono anche contento di non essere riuscito a mettermi a sfigare, perché l'ho già fatto prima durante la partita. Quindi adesso magari vi lascio un attimino le clip della nostra reazione, soprattutto ai gol. Taglierò tutto il resto perché mi pare superfluo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che possiate apprezzare anche questo sforzo, perché vi giuro, non è facile, vi giuro che è una cosa difficilissima. Sarà per la prossima, forse, chissà, sarà destino, non lo so. Credo di avere un credito karmico veramente importante. Spero di prenderle qualcosina prima o poi, di raccoglierlo. Forse me lo merito, ce lo meritiamo, non lo so. Abbiamo fatto qualcosa di male, probabilmente. Alessandro, al volo, indietro, Higuain scorta, ti scongiuro. Ma quello che si è giocato, mamma mia, guardalo, il tuo amico, guarda, ti sei giocato male, il marcatore, non è mica normale, ti amo Mario, adesso deve andare da Sergio Ramos, ti amo Mario, succhia di ma guardate Sergio Ramos, no ragazzi, non ci posso credere, dai Gigi, dai Gigi.